Buon pomeriggio, amici. Allora, eccoci qua al termine della tappa che doveva essere la tappa regina di questo Giro d'Italia, ma così non è stata. Una tappa accorciata, una tappa che doveva misurare inizialmente più di 200 km con gran premi della montagna importanti, Passo Fetaia, Pordoi e poi Passo Giaua. A poco dal traguardo. Niente di tutto questo, tappa accorciata 153 km, Passo Fetaia e Passo Pordoi, che inizialmente era la cima Coppi di questo Giro d'Italia, sono stati cancellati e l'unica salita di rilievo è stato il Passo Giau. È inutile nascondersi dietro un dito oppure trovare degli alibi inerenti le procedure di sicurezza, protocollo UCI, perché a mio avviso RCS ha un po' peccato di coraggio, perché la tappa, abbiamo visto, poi si sarebbe potuta svolgere, sì, condizioni climatiche in cima al Pordoi che toccavano quasi lo zero come temperatura, ma nulla di non di trascendentale, ma di mai visto prima. Perché in altre occasioni, vabbè, ricordiamo quella famosa tappa del 1988 con Andy Hampstein protagonista, con tanti corridori che cercavano in qualche modo refrigerio anche all'interno delle baite, poi quella tappa vinta da Eric Breggin e quel giro vinto da Andrew Hampstein, primo statunitense a vincere il Giro d'Italia. Oggi la tappa si poteva svolgere, come abbiamo visto, forse gli organizzatori del Giro d'Italia erano spaventati da Morbegno dello scorso anno. Io ricordo le parole di quel giorno, ero presente, e Mauro Vegni disse: "Per questo affronto qualcuno pagherà." A Morbegno non mi sembra che abbia pagato mai nessuno, anzi, oggi, a detta di tutti i direttori sportivi, o quasi tutti, la tappa si sarebbe dovuta svolgere regolarmente. Tutti erano d'accordo nel svolgere la tappa regolarmente. Sembra che sia stata presa una decisione da parte esclusivamente degli organizzatori di accorciare questa tappa. Nulla toglie che sul Passo Giau la Ineos ha fatto un passo incredibile per Egan Bernal. Una volta la Ineos magari conduceva la tappa sino agli ultimi 5 km e poi lo scatticiello, come si dice in siciliano, lo scattino di Chris Froome o di Bradel Wiggins riuscivano a guadagnare quei pochi secondi. In questa occasione Egan Bernal ha voluto dare spettacolo, come lui stesso ha detto a fine tappa, partendo agli ultimi 20 km, e veramente ha dato un bello spettacolo, riuscendo a fare la differenza, anche se in televisione abbiamo visto poco, non per demerito dei colleghi della Rai, ma che non gli è stata data l'autorizzazione per far volare gli elicotteri. Sapete che ci sono delle distanze, c'è un elicottero ponte che cerca di coprire tutte le motocronache e motovisioni che sono in corsa, e perciò abbiamo visto ben poco. Abbiamo visto solo Egan Bernal al traguardo, e fortunatamente abbiamo visto anche un Damiano Caruso, per noi italiani, per noi siciliani, un Damiano Caruso che ancora è lì, ha guadagnato una posizione, si trova in seconda posizione, è arrivato insieme a Romain Bardet. Avevo detto, se ricordate, all'inizio di questo Giro d'Italia che Idle non era andato bene nelle prime salite, e Romain Bardet poteva essere il vero alter ego di Idle in casa DSM, ed è così. Idle che si è ritirato, e Romain Bardet che adesso si trova in settima posizione, ma soprattutto, a mio avviso, potrà fare un'ultima settimana importante. Perché? Perché è arrivato a fari spenti in questo Giro d'Italia, non al massimo della condizione, a differenza di tanti altri, e può solo crescere durante le tappe. Così come ci auguriamo che tenga, e intanto Caruso zitto zitto, questo è un titolo che abbiamo cercato di incentrare con la redazione, e di chiamare uno che di Damiano Caruso ne conosce fin troppo, lo metto in collegamento con voi.
E cioè Giuseppe Di Fresco. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao, Ciao, buonasera a buonasera a tutti, tutti, tutto tutto bene? bene? Allora, Contento. dicevo che conosci benissimo Damiano Caruso perché tu a fine tappa mi hai mandato una foto che posso rendere pubblica, no, Giuseppe? Sì, Ed è tranquillo. questa. Un giovanissimo Damiano Caruso, un altrettanto giovane Giuseppe Di Fresco, più che giovane direi Giuseppe con 20 kg in meno, posso dirlo? Ma onestamente adesso no, eh. Diciamo un po' meno, diciamo 10 kg meno, dai. Questa è la foto che mi ha mandato Giuseppe Di Fresco. Posso dire anche questo, Giuseppe, perché non è un mistero. Ovviamente ti meriti gli onori della cronaca in questo momento perché sei stato un pochettino il mentore di questo ragazzo che stiamo scoprendo in questo momento a 33 anni, ma che più ovviamente non scoprono a 33 anni perché noi cultori del ciclismo e non sappiamo le qualità di Damiano Caruso, sappiamo che ogni volta che è stato chiamato a ruoli di gregariato li ha svolti sempre in maniera impeccabile, molte volte precludendo i propri sogni di vittoria, ma sappiamo anche che quando i propri capitani si sono visti tirati fuori dalla competizione, Ricci Porte in un Tour de France, ma in questa stagione, in questo Giro d'Italia, Mikel Landa, purtroppo vittima di una caduta e di conseguente ritiro a Cattolica, Damiano Caruso sta prendendo il coraggio a due mani e sta facendo il capitano di una squadra che, a mio avviso, Giuseppe, e poi ne parlerei anche con te che sei un direttore sportivo di categorie giovanili, ma hai fatto anche il direttore sportivo di squadre professionistiche, a mio avviso una squadra che non c'è, perché il Pello Bilbao, che doveva essere la seconda alternativa a inizio giro di Mikel Landa, non è neanche l'ombra del Pello Bilbao che abbiamo visto in altre occasioni. Giuseppe, che cosa mi puoi raccontare di questo giovanissimo Damiano Caruso? Incominciamo dagli albori, se non erro, quella era una fotografia della categoria Juniores 3T Bresciana. Dimmi se sbaglio. Sì, era Damiano al primo anno che è venuto su dalla Sicilia, era juniores del secondo anno, quando ha, diciamo, deciso di prenderlo nella mia squadra. E lì quella foto che ti ho mandato era la 3-3 Bresciana, diciamo che è una delle gare a tappe più importanti che purtroppo adesso non fanno più, organizzata a Brescia. Una gara a tappa internazionale quando Damiano, la tappa regina del giro, sulla salita finale scattò, andò via lui uno svizzero, poi in discesa lo ha staccato, è arrivato da solo e conquistò anche la maglia di leader. E con quella tappa abbiamo vinto il giro della 3-3 Bresciana che si svolgeva in 4 giorni. E diciamo che fu una sorpresa un po' per tutti, perché un ragazzo che al primo anno di attività, perché poi era realmente il suo primo anno attività, perché l'ho preso io che aveva fatto 5-6 gare negli allievi e basta, giocava a calcio, quindi io ti ho mandato la foto, ho detto tutto è iniziato da qui ed è la pura sincerità, non mi voglio prendere assolutamente i meriti per quello che sta facendo Damiano, perché sicuramente è frutto dei suoi sacrifici, l'impegno e la serietà che ci mette in questo lavoro. Però per me averlo avuto, diciamo, averlo scoperto. Poi siamo passati insieme nella categoria Under 23. Io andai a approdai a Mastro Marco e lui mi seguì. 3 anni belli, dove abbiamo conquistato anche un titolo italiano su strada, azzurro ai mondiali, agli europei. E insieme siamo andati a firmare il primo contratto da prof, da Bordonali alla LPR. Quindi vederlo ora lottare per un grande giro è un ripagamento che non ha prezzo per un direttore sportivo che ha creduto in lui e che l'ha portato fino a quel livello lì. Tu mi hai mandato questa foto WhatsApp, non appena è finita questa tappa, mi hai detto non farne parola con nessuno. E infatti non ne sto, lo sto tenendo segreto purtroppo. Sì. Come tu vedi, perché secondo me non farne parola con nessuno toglie il merito a quelle che sono le qualità di Damiano Caruso, ma a quelle che sono le qualità di un siciliano, direttore sportivo, emigrato
in Toscana che ha sempre cercato di attingere in Sicilia per portare avanti questi talenti siciliani, perché ricordiamolo, tu sei stato anche gregario di Marco Pantani alla Mercatone 1 e come i vari Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Giampaolo Caruso, Paolo Tiralongo e chi più ne ha più ne metta, avete fatto i sacrifici di lasciare la terra natia in giovane età per cercare di dar seguito ai vostri talenti. Perciò non vedo perché non se ne debba dare atto di questo insieme a te per ricordare, abbiamo ricordato Paolo Tiralongo, attuale direttore sportivo adesso della Palazzago, anche lui sta cercando di rilanciare uno dei talenti che purtroppo si è un po' perso passando professionista, che è Francesco Romano. E mi auguro, parlando anche con Paolo, che vuole attingere in maniera massiccia dal ciclismo siciliano, mi auguro che persone come te, come Paolo e come tanti altri che lavorano al nord, lì dove il ciclismo è più sentito, possano far nascere dei nuovi Damiano Caruso, dei Vincenzo Nibali, dei Giovanni Visconti e tanti altri, perché veramente i professionisti siciliani per quanto riguarda il ciclismo sono stati e sono tantissimi, questo per rendere atto a voi. Andiamo alla tappa di oggi. Giuseppe, parto dalla fine, anzi dall'inizio, se mi permetti, perché io a fine tappa ho sentito tante dichiarazioni sul mio WhatsApp, sono arrivati tanti messaggi di direttori sportivi che erano nella corsa, tra cui anche di società importanti, che mi dicevano: noi stamattina volevamo quasi tutti su 24 squadre, 23, solo una, e non mi hanno detto il nome, ma anche se me l'avessero detto non lo direi neanche sotto tortura, solo una non era propensa per a partire, o meglio, ad accorciare la tappa questa mattina. Non capiamo perché la tappa sia stata accorciata. Tu da direttore sportivo, secondo te che cosa è successo, Giuseppe? Ma sai, onestamente le campane andrebbero sentite tutte. Io ho sentito l'intervista di Vegni alla Rai, a sentire le sue parole non è proprio così. Secondo me non era una tappa da annullare, perché c'erano tutte le carte in regola per fare la tappa. Il problema è che secondo me si è creato un allarmismo, specialmente dal fatto successo l'anno scorso, che adesso qui comandano i corridori, ed è sbagliato, perché è inutile che i direttori sportivi ti mandano i messaggi e ti dicono: noi volevamo partire. Ma io, direttore sportivo, se dico al mio corridore partire, deve partire. Cioè, non capisco questo buonismo. Dice: ma sai, noi volevamo partire. Io secondo me si è preso una strada sbagliata, perché se ora appena vediamo una prima neve su una montagna o il tempo brutto, io domenica vado alle corse e dico c'è 50 gradi, non faccio partire i corridori. Cioè non la vedo una cosa corretta nei confronti del pubblico che magari era sulle salite a aspettare i corridori, non la vedo una cosa corretta nei confronti delle amministrazioni comunali che tirano fuori i soldi per far passare il Giro d'Italia dalla propria città o dal proprio comune. Quindi secondo me li hanno sbagliato un po' tutti, dalle società anche all'organizzazione che doveva prendere un punto di forza, come è successo l'anno scorso. Giuseppe, io riporto un messaggio, Giuseppe, io riporto un messaggio di Sascha Motolo, il quale diceva: immagino i tifosi che già da ieri sera erano sul Fedaia e hanno dormito con camper, tende sul Fedaia e sul Pordoi, li sento bestemmiare da casa mia. E forse questa è la sintesi di quello che è successo e che non dovrà succedere. Cioè, se un ciclista a dire questo, veramente è un campanello d'allarme gravissimo, perché lo scorso anno a Morbegno sappiamo tutti che sono stati 3-4 corridori a sollevare gli scudi e tutti quanti gli sono andati dietro, il primo l'associazione corridori. A mio avviso, come ho detto all'inizio, Mauro Vegni si è un pochettino spaventato di un ulteriore sciopero e di un'ulteriore caduta di stile da parte del Giro d'Italia. Perciò, per tagliare capre e cavoli, come si dice in questo caso, ha ritenuto giusto accorciare la tappa e non prendersi ulteriori rischi.
ma a mio avviso uno che organizza una manifestazione importante come il Giro d'Italia, i rischi se li deve prendere e se li deve prendere come? Perché solo rischiando si possono ottenere grandissime cose. Oggi se ci fosse stato il Fedai e il Pordoi, probabilmente Simon Yates non sarebbe stato più in classifica perché abbiamo visto che non è la sua giornata. Probabilmente Egan Bernal ammazzava già il giro, ma questo non lo possiamo sapere. Però probabilmente Probabilmente Caruso ha. Damiano Caruso guadagnava di più sui suoi avversari diretti, cioè quelli che per ora stanno lottando per il podio, perché è inutile nasconderci dietro un dito. Come ho scritto io nel mio articolo su Cycling Time, per adesso Egan Bernal alla settima, gli altri hanno la sesta marcia, lui ha la settima, una marcia in più degli altri. Fino adesso, perché poi un grande giro, tu mi insegni che si conclude sempre nelle ultime tappe. Anzi, a proposito di ultime tappe, Giuseppe, tralasciando questo discorso del sciopero di Morbegno, accorciatura delle tappe, protocollo UCI che mi sembra abbastanza effimero e bisogna strutturarlo in maniera diversa. Parlavamo noi dopo la tappa che Damiano Caruso, tu lo conosci, è forte anche al cronometro e potrebbe essere una sorpresa anche nella cronometro finale. Egan Bernal cammina a cronometro, ma tu mi hai detto che Damiano Caruso potrebbe essere più forte. Per adesso il Bernal di adesso sembra inattaccabile, però se tanto mi dà tanto, visto anche le tue parole, Damiano se dovesse trovare la giornata ideale e diciamo Bernal non dovesse essere supportato al meglio dalle proprie forze, dalla propria condizione che adesso lo sta assistendo al massimo, Damiano se arrivasse all'ultimo cronometro di Milano con un minuto e mezzo di ritardo rispetto a Bernal, secondo te ci potrebbero essere le prospettive per un'impresa eccezionale, non che il podio già non lo sia? Ma io, allora, Damiano a cronometro ha fatto dei grossi miglioramenti. Già da giovane andava forte. E poi la forza di Damiano è che ha un grande recupero. L'ha sempre avuto quello lì è proprio una sua dote naturale. Quindi Damiano sicuramente, io una settimana prima che partisse il giro ci siamo sentiti telefonicamente perché... Ti racconto un aneddoto, ti faccio ridere. Mi prende in giro perché in Austria la scritta autogrill, diciamo l'area di servizio, c'è scritto Ausfahrt, una cosa del genere, no? Un giorno eravamo in viaggio, mi chiamarono e mi dissero: "Ma dove sei?" Io gli ho scritto: "Mi manca 5 km all'uscita di Ausfahrt", una cosa del genere, no? Quindi allora lui mi chiamò perché era lì in Austria e mi ha detto: "Oh, sono a 5 km all'uscita di Ausfahrt", insomma, mi ha preso un po' in giro, no? Allora ci siamo parlati attimi e gli ho detto: "Come stai?" Mi ha detto: "Se la condizione è questa, ci possiamo divertire", no? Quindi io sicuramente lui al Giro d'Italia ci è arrivato molto preparato e consapevole dei suoi limiti e delle sue forze. Quindi Damiano, secondo me, l'ultima settimana farà una bella settimana con tutti gli scongiuri del dovuto. Io dico 1 minuto e mezzo sono tanti, però se Damiano riesce a rosicchiare qualcosa, arriviamo alla cronometro finale con circa 1 minuto di ritardo. Io dico che possiamo ben sperare che possiamo lottare proprio per la vittoria finale, perché c'ha gli attributi per farlo. L'ha dimostrato, mi pare, alla cronometro del Tour de France quando è arrivato quarto. A cronometro va forte. Poi ricordiamoci che viene da una squadra, la BMC, che ha investito tanto sulle cronometro, quindi lui ha assunto un bagaglio tecnico sulle cronometro mo molto molto potente. Però come facciamo a recuperare questo svantaggio che c'ha? Io dico che Simon Yates e Bardet adesso possono diventare due suoi grandi alleati contro Bernal, perché sono due che vanno forte in salita e lui sta andando forte. Secondo me, se si ritrovano, come si dice, ci guardiamo in faccia sulla salita che conta, a quel punto lì possono diventare dei suoi alleati per rosicchiare qualcosa a Bernal. Come hai detto te, Bernal attualmente viaggia con la settima, però noi attualmente stiamo viaggiando con la sesta e mezzo, dai.
Sì, io Giuseppe ho qua davanti la classifica e secondo me più che Simon Yates e Romain Bardet, che a mio avviso è veramente il reale problema di Damiano Caruso per la seconda piazza del podio, perché secondo me Romain Bardet farà un'ultima settimana in crescendo per i motivi che ho spiegato prima, anche se Bardet ha dalla sua, parlando della cronometro finale di Milano, che purtroppo non va a cronometro, perciò potrebbe prendere diversi minuti da Damiano Caruso. Secondo me il suo, come posso dire, punto d'appoggio o il suo alleato per un eventuale attacco ai Cambernal è Hugh Carty della EF Education, perché è l'unico in questo momento, e l'abbiamo visto nella tappa di oggi, che ha una squadra all'altezza della situazione quando la strada inizia a salire sotto le ruote dei corridori e perciò più che Yates e Bardet io mi proporrei un Hugh Carty come possibile alleato. Che ne pensi tu? Condivido in pieno quello che hai detto, che sicuramente lui ha la squadra e ha la condizione per essere un alleato di Damiano. Condivido in pieno, Perché in questo proprio hai momento detto le parole giuste. In questo momento Bernal, oltre ad avere una condizione stratosferica, e oggi dobbiamo fare un applauso ai Cambernal, perché come ho detto prima, poteva aspettare lì, attorniato dai suoi compagni di squadra, sino agli ultimi 5 km e farsi portare in carrozza. Invece, come ha dichiarato nelle interviste di fine gara, ha detto volevo dare spettacolo e ho dato spettacolo. Evviva, evviva, evviva il ciclismo di coloro che danno spettacolo. 2,24 il distacco di Damiano Caruso e 3,40 quello di Hugh Carty. Ma Egan Bernal ha dalla sua una squadra fortissima. In pianura ha due locomotori eccezionali come Salvatore Puccio e Filippo Ganna, che se gli dici di tirare 150 km te ne tirano 160. E poi in salita Gianni Moscon, che per i primi tratti adesso è supportato da una condizione eccezionale, perciò tiene benissimo. E poi a Martinez, che è un signor scalatore, ancora ottavo in classifica a 7,17, che lo può supportare in eventuali momenti di crisi. Perciò veramente attaccare oggi come oggi la Ineos ed Egan Bernal è difficilissimo. Damiano Caruso non lo può fare con la squadra, perché abbiamo visto che ha una squadra di, se mi permetti il termine, cartapesta, perché per Peugeot Bilbao, che doveva essere quello che lo doveva aiutare in salita, è scomparso. Gli altri, quando prendono un cavalcavia, scompaiono così come fa il povero Pello Bilbao. L'unico, a mio avviso, è Hugh Carty, perché l'abbiamo visto che oggi la EF Education in salita può contare su atleti validi. Pienamente d'accordo, ma infatti la cosa che mi fa rabbia è proprio quella lì, che Damiano purtroppo adesso ha una grossa opportunità, però non c'ha la squadra che lo possa spalleggiare al meglio. È la verità, è così. Poi ha avuto la sfortuna che anche uno come Moric gli è cascato, un altro che gli poteva dare magari una grossa mano. La Ineos c'ha dei corridori veramente forti. Daniel Felipe Martinez, tra l'altro per la cronaca, è stato anche un mio atleta alla Vini Fantini per 2 anni e lo conosco molto bene e ti posso dire che è un talento. In salita va fortissimo. Quindi Bernal in tutti i settori è coperto. In pianura è coperto, in salita è coperto, lui deve pensare solo a finalizzare. E lo fa molto bene, però diciamo che rispetto a altri c'ha meno preoccupazioni. Cosa che se Damiano, metti caso, una piccola crisi, Bernal gli piglia una piccola crisi, sicuramente non rimane da solo. Damiano magari gli piglia una piccola crisi, si deve arrangiare, quello lì è il problema. In un grande giro, l'abbiamo visto oggi, Simon Yates ha preso la giornata no. Ha preso più di 2 minuti. È Ovviamente, il grande. i tifosi di Damiano possono fare tutti gli scongiuri, però tu sei un navigato del mondo del ciclismo, io nel mio piccolo anche, e sappiamo che la storia
dei grandi giri è fatta di crisi delle ultime settimane, anche di campioni che sembravano inattaccabili come Eddy Merckx e Bernal Hinault. Perciò non stiamo facendo gli iettatori nei confronti di Damiano Caruso, ma stiamo mettendo in preventivo ciò che potrebbe essere nell'ultima settimana. Io sento anche le interviste di Brett Copeland, che praticamente è il direttore sportivo, team manager di Simon Yates, che non è preoccupato affatto e dice che nell'ultima settimana Simon Yates farà grandi cose e darà spettacolo, nonostante in queste prime 2 settimane non abbiamo visto il Simon Yates, per esempio, inattaccabile del Tour of the Alps, ma quella è una gara di 5 giorni, qui è una gara di 3 settimane, cosa diversa. Intanto stiamo, se mi permetti, leggo qualche commento, soprattutto di Cristian Beninati, che ti saluta, il polentone di fresco, io direi il terrone di fresco, perché lui viene da Oxford. Terroni si nasce, si vive, ma soprattutto si muore Terroni. Lo invito a dare qualche commento tecnico, visto che anche lui fa parte, uno dei direttori sportivi della Casano, è No, stato ma anche lui. che poi anche Cristian conosce bene Damiano, perché sono molti amici anche con Cristian, si sentono spesso anche loro. Quindi anche Cristian, poi insomma Cristian ha corso anche lui, ha fatto il professionista, quindi sa benissimo di cosa parliamo, è molto preparato. Probabilmente non vuole fare qualche commento così piccante per non metterti in difficoltà, Giuseppe. Ti rispetta per questo, forse. No, ora l'ho galvanizzato un po' perché domenica faccio la comunione della mia bimba, no? Quindi non posso andare alle corse a seguire la squadra, quindi ci sarà lui che ha la piena responsabilità e sa benissimo che se non fa il risultato gli trema l'ammiraglia, la panchina, diciamo. È diciamo il Damiano Caruso della Casano, ecco. Il Bravo, Damiano Caruso della Casano. bravo. E poi c'è Ettore Ferrari, che è il nostro archivista storico per quanto riguarda Cycling Time, che ci ricorda che lo scorso anno Hugh Carty salì sul podio alla Vuelta a Spagna facendo un'ultima settimana in crescendo. Perciò potrebbe essere la vera sorpresa di questo Giro d'Italia. E ripeto, potrebbe essere un alleato favorevolissimo a Damiano Caruso, perché in questo momento, tra quelli che potrebbero attaccare Egan Bernal, c'è Hugh Carty, perché la EF ha predisposto una squadra tutta intorno a lui che in salita ha dimostrato di saperci andare. Oltre, se mi permetti, anche all'Astana di Vlasov. Ma Vlasov non l'ho visto così pimpante come avevamo visto nelle prime settimane. Sembra un po' calando di preparazione. E credo che veramente Hugh Carty possa essere l'ago della bilancia tra Egan Bernal, Caruso e lui stesso, perché in questo momento sono loro i tre più indiziati al podio finale di Milano. Ma io secondo me Vlasov non lo terrei tanto in considerazione, tra virgolette, per infastidire il podio. Non è secondo me all'altezza di questi 3-4 corridori che abbiamo nominato fino adesso. Ricordiamoci che l'ha fatto l'altro ieri, ha tirato per tutto il giorno e poi alla fine, quando hanno accelerato, si è staccato. Invece Carty, secondo me, come hai detto te, ha dimostrato che l'ultima settimana sicuramente ha le potenzialità per crescere e potrebbe essere un avversario sicuramente temibile. Però io reputo sia lui che Simon Yates che Bardet dei punti a favore di Damiano, se realmente Damiano continua ad avere questa condizione o addirittura magari crescere un pochettino, perché non ci ricordiamoci che realmente nessuno di noi sa se Damiano è già al 100% o magari al 98%, perché sappiamo benissimo che a certi livelli, quando siamo al top o siamo in cima proprio alla montagna, basta l'1% per fare la differenza. Quindi bisogna vedere realmente questa l'ultima settimana come si svolgerà. Sicuramente ci arriva col morale giusto e il giorno di riposo di domani gli fa anche bene, dopo una tappa come oggi.
La grinta, il temperamento e il coraggio sicuramente a Damiano non gli mancano, perché tu mi hai detto tramite quella telefonata tra il serio e il Facedo che Damiano dice che è in ottima condizione e si sarebbe giocato le sue carte. Ce lo conferma anche Cristian Beninati, che come hai detto tu è amico di Damiano, e in una telefonata intercorsa tra Cristian e Damiano, il portacolori della Bahrain Victorious gli ha detto: farò di tutto per prendere la maglia. Cioè, uno che ti dice in questo modo, quando si vede davanti sfilare un Egan Bernal in versione motocicletta di grossissima cilindrata, è veramente una persona che non sente il peso della responsabilità. Perché mi ricordo quando si ritirò Miguel Landa a Cattolica, io ho detto: a questo punto è il momento per Damiano Caruso di far vedere realmente il proprio valore. Perché forse era una delle prime volte in cui Damiano si trovava a gestire un'intera formazione tutta ai suoi piedi, tutta al suo comando, tutta al suo volere. E invece Damiano sta dimostrando di non sentire affatto la responsabilità e a 33 anni, come ricorda Ettore Ferrari, si ritrova a competere per un grande giro. A questo punto, Giuseppe, mi sorge una No, domanda. ti Mi volevo dire solo una sorge, cosa. sì, Da, dimmi. Dami, allora, Damiano, fondamentalmente nel suo carattere, nel suo DNA, quando fa una cosa la fa fatta bene e cerca di portarla fino in fondo. Cioè, ce l'ha proprio nel suo carattere. Sia nella scelta di fare il gregario di lusso, come ha scelto di fare in questi anni, sia adesso questa opportunità che c'è. Quindi, cioè, Damiano, se casomai dovesse mollare, è proprio perché in fondo al serbatoio non c'ha più niente. Perché lui è uno che quando fa le cose le fa veramente serie. No, mi sorge una domanda, Giuseppe, una domanda. Perché in tutti questi anni di professionismo Damiano, che da dilettante aveva fatto bene, perciò passava professionista non per grazia ricevuta, ma per meriti sportivi acquisiti sul campo, perché in tutti questi anni nessun direttore sportivo gli ha fatto mai fare il grande salto, dicendo: guarda Damiano, noi Miguel Landa lo portiamo al Tour, ma te li portiamo al Giro per competere nella classifica generale. Io ricordo l'intervista che feci lo scorso anno, prima del Giro d'Italia, ovviamente ad aprile, prima di sapere che il Giro d'Italia sarebbe stato posticipato a ottobre. Lui aveva detto: sì, partecipo al Giro d'Italia, però con i tecnici della squadra abbiamo raggiunto un compromesso, perché il mio sogno è arrivare in maglia rosa in cima all'Etna. Nella mia Sicilia, tra la mia gente, sarebbe il sogno di una vita, il sogno di una vita. Dice: perciò ho chiesto espressamente ai dirigenti, ai tecnici della Bahrain Victorious di farmi fare il Giro d'Italia, almeno farmi competere, meno per la prima settimana, alla grande al Giro d'Italia. Poi le ultime 2 settimane non mi concentrerò sulla generale e ovviamente riserverò le forze per il Tour de France e per aiutare Mico Landa. Poi il Giro d'Italia venne posticipato a ottobre e lui non prese parte. Questo mi suona veramente strano, il fatto che in tanti anni di onorata carriera, onorato professionismo, dedito ai capitani, quando gli è stata data la responsabilità, tu ricordavi l'altro giorno con Ricci Porta a Tour, la responsabilità di fare classifica l'ha sempre fatta. Perché Giuseppe, tu che conosci un pochettino più l'ambiente, non gli è stata mai data questa fiducia? Ma perché Damiano fondamentalmente ha avuto, diciamo, chiamiamola, non vorrei dire sfortuna, però cioè, tra sfortuna e fortuna di correre, a parte i primi 2 anni da prof, che poi non era una squadretta, l'LPR quando passò Damiano era l'LPR di Danilo Di Luca, Petacchi, insomma era una squadra forte. Non era, vabbè, ai livelli di Cannon, di quelli. Però poi dal terzo anno in poi ha sempre corso in squadre top, cioè squadre numeri uno, dalla Canyon, della BMC, e ha sempre trovato dei capitani già affermati. Quindi secondo me è stata forse una scelta forzata quella lì di fare il gregario di lusso. E arrivi a un certo punto
che nella tua testa dici va bene, ho meno responsabilità, guadagno lo stesso un buon contratto e faccio il gregario di lusso. Perché Damiano, se fosse andato secondo me in una squadretta leggermente inferiore, poteva fare sicuramente il capitano assoluto e secondo me l'ho sempre sostenuto. Oggi parlavo con un preparatore atletico. L'ho sempre sostenuto, secondo me lui poteva essere già arrivato in un podio di un grande giro, perché ha tutte le caratteristiche per farlo. Anche se onestamente, forte come sta andando adesso, forse non c'è mai andato realmente, perché adesso sta andando veramente forte. Il giro che poteva arrivare nel podio, che poteva secondo me anche lottare per vincere, era quello dell'anno scorso. A vedere come è andato il giro. Secondo me Damiano, con la condizione che c'ha adesso, al giro del 2020, poteva lottare proprio per vincerlo. Ne sono pienamente convinto. Purtroppo in casa Breno in Victorious hanno optato per il tour, lo hanno messo come gregario di lusso di Michel Landa, un Michel Landa che a mio avviso è un ottimo corridore, grandissimo scalatore, non ha dimostrato tutte le sue potenzialità, ma secondo me non è uomo che può vincere una grande corsa a tappe, è un mio giudizio personale. Vorrei chiederti un Però parere. vedi, a sentire un po' le opinioni di Damiano, diceva che prima del Giro d'Italia Michel Landa andava molto, molto, molto forte. Quindi rimaniamo col secco e ma col dubbio. Però Esattamente. lui ha detto che andava veramente forte. Esattamente. Un giudizio, ovviamente oggi c'è stato la debacle di Remco Evenepoel sul Passo Giau, quando la strada ha incominciato a salire, si è staccato il talento belga. Probabilmente era preventivato, ma non credo che fosse preventivato né da lui né dalla squadra, perché conoscendo il temperamento del ragazzo belga non mette il numero sulla schiena tanto per partire. A mio avviso i parametri prima del Giro d'Italia erano altri e in casa De Koninck Quick-Step si sono un po' cullati sul fatto che avevano un fenomeno e questo fenomeno anche dopo diversi mesi di inattività, quasi 10 mesi di inattività, potesse in una grande gara a tappe come il Giro d'Italia poter competere con i più forti. Ricordiamo che per Remco Evenepoel questa era la prima grande gara a tappe a cui partecipava, però al Passo Giau ha alzato bandiera bianca ed è arrivato all'arrivo a 24 minuti e 5 secondi da Egan Bernal. A tuo avviso era da schierare a questo Giro d'Italia Remco Evenepoel, ovviamente col segno del poi, anche un non intenditore potrebbe dire no, non era da schierare, però ha fatto bene la De Koninck a schierarlo. Ho sentito l'intervista di Bramati che diceva: valuteremo nel giorno di riposo se lasciarlo ancora in corsa oppure farlo ritirare. Non ha parlato di ritiro, ma dice oppure ridimensionare le sue ambizioni. A tuo avviso era da schierare in una grande corsa a tappe come il Giro d'Italia dopo tanto fermo agonistico? Oppure la De Koninck avrebbe dovuto fare in tutti i casi, far fare questa esperienza al giovane ciclista belga per poterlo fare nuovamente ritornare alle gare e fargli riprendere il ritmo? Ma sai, secondo me lì si entra un po' in meccanismi particolari. Io penso che Renko è un corridore di talento che ce n'è pochi. Secondo me sarà il corridore del futuro che vincerà tanto, ma tanto, perché ha veramente tanti doti. Lì si entra in un meccanismo un po' particolare. Lefebvre sicuramente ha il giocattolo in mano che gli dà un ritorno d'immagine impressionante. Ricordiamoci che Remco in Belgio adesso è lo sportivo più acclamato del Belgio, cioè è al numero uno, è al posto numero uno. Quindi a livello mediatico, se noi andiamo a vedere, anche adesso stiamo parlando di Remco. Le prime 2 settimane Giro d'Italia, le varie televisioni, sia la Rai che Eurosport, ha parlato di Renko, anche se non ha fatto niente. E alle Fevri gli è bastato questo. No, la mia È domanda era ovvio. al di là Sì, no, no, dell'aspetto, al di là infatti dell'aspetto. arrivavo lì.
Arrivavo lì, se parliamo tecnicamente e non è con il segno di poi, io secondo me dopo un anno di inattività non lo schieravo, o se no, se lo schieravo, non lo schieravo con le responsabilità che ce l'hanno fatta arrivare, perché ce l'hanno fatta arrivare con una responsabilità che sembra che lui dovesse vincere il giro. E io sono un tifoso di Renko, perché a me piace veramente. Secondo me... hanno sbagliato l'approccio dello schieramento al Giro d'Italia. Perché loro si possono anche permettere di domani farlo fermare, non è un problema per Renko neanche per la società, anche perché non penso che avevano grosse alternative, perché anche Almeida ha dimostrato che sì, va forte, ma no, non proprio per lottare per vincere il Giro. Giusto o sbaglio, è una mia opinione, eh. No, più che l'aspetto altamente mediatico, e in questo la De Koenig è maestro e Lefebvre sta dimostrando negli ultimi anni di saperci veramente fare, soprattutto nel prendere giovani interessanti e saperli monetizzare. Più che l'aspetto economico, da te che sei un direttore sportivo navigato nelle categorie giovanili e conosci la mentalità di tanti giovani, perché Renko si può considerare un under 23, perché diciamo che è passato da juniores subito al professionismo. Questo può essere per lui anche una mazzata psicologica, per dire: io credevo di essere un talento inattaccabile, di poter fare quello che potevo fare anche dopo mesi in attività, invece non è così. Può essere che questo blocco psicologico se lo porti per il resto di tutta questa stagione. Allora, se vuoi la mia verità, secondo me no, perché secondo me è stato tutto calcolato e lui ne è cosciente. Laconico, Capito? perfetto. No, Roberta Negrin entrava nei meandri che salutiamo dall'Olanda, ci segue sempre perché ho saputo che anche in Olanda, in Belgio, ci sono state un pochettino polemiche per le mancate riprese televisive. Diceva: non potevano far volare dei droni per fare delle riprese televisive. Non lo so, una domanda a cui non so rispondere. Veramente il tempaccio era brutto. Conosco un pochettino l'ambiente aeronautico e so che se la torre di controllo non ti dà l'autorizzazione al volo, perché ci sono scarse condizioni meteo e scarsa visibilità, purtroppo la televisione poco ci può fare, perciò non saprei rispondere a questa domanda. E neanche Giuseppe penso che non conosca così approfonditamente l'aspetto aeronautico da poterci dare una risposta. Invece No, infatti. una risposta gliela devi dare a Cristian Beninati, qui in diretta, Giuseppe, che dice: ma allora se non vinco domenica mi licenzi? È un avvertimento o una minaccia questo? Ecco, facciamolo, diciamolo così, in diretta. No, dai, diciamo che è un avvertimento. Poi dipende dal risultato che fa, Giuseppe, facciamo una diretta e decidiamo insieme cosa fare di Benenati. Fantastico, anche perché ricordo al caro Cristian che se domenica dovesse vincere, quello a venire licenziato sarebbe Giuseppe Di Sono io. Cesco, perché ancora non ha vinto una gara. Hai veramente ragione. Salutiamo Nunzio Currenti, che ci dice: oggi sarebbe stato speciale, oggi sarebbe stato veramente speciale, oggi per gli amanti di ciclismo e non solo sarebbe stata una tappa tutta da vivere. Purtroppo il ciclismo, lo sappiamo benissimo, si corre nelle strade e le condi meteo sono veramente un asterisco che non possiamo assolutamente togliere da quelle che sono le altimetrie. Ripeto, il giudizio di Giuseppe Di Fresco, come il mio, è che la gara si sarebbe potuta disputare regolarmente. Poi, se ci sono state altre decisioni prese sotto banco o gli organizzatori hanno avuto poco coraggio nel far disputare la gara, io secondo me hanno avuto poco coraggio perché hanno avuto paura di uno sciopero tipo Morbegno e perciò dice: guarda, tagliamo la testa al toro e decidiamo di accorciare la tappa. Ma questo, ripeto, un grande giro non se lo può permettere. Comunque, Di Fresco io lo farei presidente della Regione Sicilia. Caro Giuseppe, Cristian Beninati non Chi è? anche se non vincerà Cristian Beninati, anche se non vincerà domenica, con queste dichiarazioni ti sta veramente facendo barba e capelli, perciò ti sta attaccando benissimo, non lo puoi licenziare assolutamente.
No, No, dai. dove correte domenica, Giuseppe? Domenica siamo a Pavia. A Pavia per... Facciamo la piccola Freccia dei Vini, gara durissima. Quindi stiamo recuperando, purtroppo non sono scuse, però stiamo recuperando tutti i vari infortuni subiti. Finalmente nell'arco di 15-20 giorni massimo dovremmo partire alle gare con la squadra veramente in condizioni per iniziare a fare la nostra vera stagione, che di alto livello. Già ieri abbiamo fatto quarti in una gara molto molto impegnativa. Com'è l'ambiente per quanto riguarda il ciclismo giovanile, anche in prospettiva, an no, anche, soprattutto in prospettiva di quelli che sono i divieti dovuti alle prescrizioni sanitarie? Come vi state trovando voi direttori sportivi? Come educate i ragazzi in tal senso? Perché ovviamente sono loro a essere i più, come posso dire, più spiazzati di questa situazione. È una situazione che tollerate e che tollerano in maniera benevola, oppure c'è qualche cosa che non va e deve essere ritoccata in questo inizio di stagione per le categorie giovanili? No, assolutamente va bene, assolutamente, anzi bisogna fare un plauso agli organizzatori. Noi con la categoria Juniores stiamo correndo tanto. A livello organizzativo ormai i ragazzi sono abituati, sanno che viene creata una zona gialla dove facciamo la misurazione della temperatura, vengono messi i braccialetti e creano una bolla, sanno che i ragazzi di lì non si devono muovere, ormai ci sono abituati, ci siamo organizzati col discorso del mangiare. Noi normalmente quando le gare sono un po' distanti partiamo il giorno prima, andiamo in hotel, quindi cerchiamo la soluzione migliore per non andarci a assemblare con tante persone anche per mangiare i ragazzi. Quindi diciamo che tutto sommato assolutamente sotto quel lato lì gli organizzatori hanno fatto veramente dei grandi sforzi e ci stanno permettendo di correre. Quindi i ragazzi non hanno nessun tipo di problema sotto quel lato lì. Il problema ce l'abbiamo col discorso della scuola, perché per esempio adesso noi abbiamo un corridore in quarantena perché un suo compagno è stato trovato positivo al Covid, pur essendo che lui è una settimana che non lo vedeva, l'ASL l'ha messo in quarantena. Ecco, quello lì ci crea un problema, perché magari è un corridore valido che ci punti però non lo puoi portare alle corse perché è in quarantena. Però a livello sportivo assolutamente non abbiamo nessun tipo di problema, a partire già anche dalle categorie esordienti, quindi esordienti, allievi, juniores, in su stanno correndo. Voi del team Casano avete una doppia veste, ovviamente squadra juniores attrezzatissima con giovani interessantissimi, ma anche un'organizzazione importantissima, anzi direi la più importante a livello juniores italiana, che è il Giro della Lunigiana, che si correrà a fine settembre, inizio ottobre, se non mi sbaglio. Correggimi se sbaglio, Giuseppe, la memoria a volte mi inganna. Dal 2 al 6, dal 2 al 6 settembre. Dal 2 al 6 settembre, state già predisponendo oppure vi state già organizzando per predisporre al meglio queste procedure anti-Covid? Sì, noi diciamo che il 99% è già tutto organizzato. Abbiamo la fortuna che abbiamo un campeggio abbiamo trovato l'accordo dove creeremo una bolla, in poche parole. Quel campeggio sarà esclusivamente a disposizione gironigiana, dove ci dormiranno tutti gli atleti e i componenti dello staff e delle squadre. Sono tutti degli appartamenti dove predisporremo proprio una bolla. Cioè da lì non entra nessuno a parte chi è autorizzato. Quindi abbiamo la fortuna che le tappe sono presso a poco tutte vicine, quindi non hanno da cambiare alberghi, staranno fissi lì. Per quanto riguarda invece
le varie staffette, oppure stampa, oppure giuria, queste e quell'altro, hanno predisposto un hotel dove creeranno un'altra bolla. Quindi sotto quel lato lì è un po' più dispendioso economicamente, però è stato organizzato. Ci sono delle novità più che altro per i controlli antidoping, dove dobbiamo organizzare noi con un camper, addirittura comprare noi le varie provette. L'UCI ti dirà dove prendere tutto il materiale che occorre. L'UCI ti manderà il medico per il controllo antidoping, te li devi predisporre due infermieri e un camper dove verrà creata una zona off limits esclusivamente per gli atleti e gli addetti al controllo antidoping. Io in questi casi sono sempre molto, molto critico nel mondo del ciclismo, soprattutto quando riguarda gli organizzatori, o meglio, lo ero prima di questa pandemia. Poi il Giro d'Italia dello scorso anno mi ha fatto riscoprire un ciclismo sotto il livello organizzativo eccezionale, perché il ciclismo è uno sport che si corre in strada, in mezzo ai tifosi, perciò creare le bolle è veramente difficile. Invece il ciclismo è riuscito a farlo anche a discapito di quegli sport che disputano le proprie competizioni al chiuso e che questa bolla potrebbero veramente riservarla in maniera eccezionale e che non riescono invece a mantenerla. Invece veramente il ciclismo da questo punto di vista, come è stato nei protocolli antidoping che sono partiti 20 anni fa e di cui il ciclismo se n'è fatto precursore, si sta dimostrando impeccabile. E un applauso veramente agli organizzatori che fanno sacrifici doppi rispetto a quelli che facevano prima, ma stanno cercando di rilanciare il movimento in maniera impeccabile. Una domanda tecnica, Giuseppe, che ci viene posta da Nunzio Currenti, interessantissima. La tappa di oggi ci dice non poteva essere posticipata a domani. Ovviamente io rispondo no, perché le tappe di riposo servono anche per fare dei trasferimenti lunghi e non stressare troppo ciclisti, staff e quant'altro. Perciò sicuramente no, però poteva essere una soluzione e perché non è stato preso in considerazione, o meglio, perché nelle prossime gare a tappe non verrà preso in considerazione, magari evitiamo di fare la tappa oggi, facciamo il riposo oggi e la tappa di oggi la posticipiamo a domani. Potrebbe avvenire in un futuro una decisione del genere? A mio avviso no, voglio sapere il tuo parere. Assolutamente. Abbiamo ascoltato solo il tuo assolutamente. Ti abbiamo perso, Giuseppe. Non puoi farlo assolutamente. Ovviamente ogni tappa, quando te presenti all'UCI la gara a tappe, ogni tappa c'ha il piano A, piano B, piano C, quindi ovviamente la modifica della tappa che è stata fatta oggi era già messa come piano B. Quindi o così o pomì, non c'è alternative. Allora io mi auguro per le casse familiari della famiglia Caruso che Damiano non vinca il Giro d'Italia. Lo sai perché? Perché adesso ci è arrivato un commento di tale Salvatore Caruso, che tu sicuramente conoscerai, detto Nonno Turi, Nonno Turri. il padre di Damiano, che dice: oggi a salti sul divano ho sfasciato un divano e due sedie. Va a finire che resto senza casa. Grande Damiano, un abbraccio a tutti. Perciò se Damiano dovesse vincere il Giro d'Italia, non oso immaginare a casa Caruso quello che potrebbe succedere. Conosci Ma io bene non oso immaginare Salvatore, siccome Salvatore è uno che dietro Damiano ci ha perso 10 anni di vita perché l'ha sempre seguito. E poi è uno che parla Salvatore, cioè, quindi non oso immaginare domani mattina al bar cosa farà, farà una strage perché comunque appena apre la Gazzetta dello Sport. io gli dico a Salvatore Caruso di sfasciare più divani possibili, di sfasciare più sedie possibili, perché se dovesse restare senza casa, gli amici a cui rivolgerci ci saranno sempre, perché Damiano sta dimostrando, oltre che un grande temperamento, un grande attaccamento alla Sicilia, perché insieme a Nunzio Currenti, come tu saprai,
Il giovedì facciamo una diretta tutta improntata al ciclismo siciliano che si chiama Girando e Rigirando. E tutte le volte che abbiamo interpellato Damiano Caruso e ad onor del vero Giovanni Visconti, che sono tra i due ciclisti più in voga in questo momento, ma Pierpaolo Ficara, Giampaolo Caruso, ex ciclisti, sono sempre resi disponibili. E sappiamo che in questo momento non è facile rispondere alle telefonate, rispondere ai messaggi, perché veramente vanno a 1000 all'ora. Gestire da atleta una grande corsa a tappe è difficilissimo, ma ogni qualvolta che lui ha sentito l'accento siciliano al telefono ha sempre risposto presente. Perciò Damiano si merita l'applauso di tutti gli sportivi siciliani, di noi in particolare, e io posso dire con fermezza che se Salvatore Caruso dovesse sfasciare casa, dovesse buttare anche una bomba atomica a casa e restare senza tetto, sicuramente noi faremo una colletta per chi comprargli casa, perché se lo Damiano veramente se lo merita per quello che sta No, ma dando a questa terra. non c'ha bisogno della colletta, nonno Turri. Non no, comunque dai, Damiano è stato. Anche perché Giuseppe Damiano, bisogna dire ad onor del vero, è uno dei pochi ciclisti siciliani che si è fatto le valigie da giovane, ma non è rimasto in Toscana, in Veneto e in tanti altri posti dove poteva andare. E prende il suo bell'aereo quando finisce i ritiri, quando finisce le gare, e va alla natia Ragusa, perciò va dove ti porta il cuore. E questo è un altro attestato di merito e di stima nei confronti di Damiano, che se tanto mi dà tanto, caro Giuseppe, l'abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni di Davide Cassani. Se il Damiano Caruso ha questo picco di forma anche a Tokyo 2021, quello che era Tokyo 2020, posticipato al 2021, è chiaro che il faro sarà Vincenzo Nibali, ma Damiano Caruso potrebbe giocare un ruolo determinante non solo da gregario. E perciò Damiano veramente in questa stagione si sta giocando una fetta di carriera importantissima. Ma ripeto, questo è tutto il ripagamento di una carriera ciclistica fatta con serietà. I proverbi sono veri, tanto quando uno dice il lavoro paga, i sacrifici, la serietà. Damiano è stato sempre uno serio, ha sempre fatto il corridore, non ha mai avuto grilli per la testa, si è creato una bella famiglia, non ha sperperato soldi. Non è mai stato uno che è amante del microfono per vantarsi a destra e a sinistra, umile. Quindi è amato dalle persone anche per quello lì. Io mi ricordo sempre, poi un giorno te lo potrà confermare anche lui, che io gli dicevo, un giorno lo chiamai e gli dissi, mi ha mandato la foto della macchina nuova che ha comprato, no? Gli ho detto, ma ora non fare cavolate come fanno tanti, cioè spendi i soldi in macchine, no? E lui mi rispose: guarda Giuseppe, la casa l'ho comprata, la macchina l'ho presa, c'ho la mia bella famiglia, c'ho una prospettiva avanti già di un contratto biennale, fa, io sto pensando al mio futuro. Non ha scelto di andare all'estero, perdendo parecchi soldi, perché la verità è quella lì, perché come hanno fatto in tanti, sono andati in Svizzera, chi a Tenerife, chi a Monte Carlo, lui ha scelto di rimanere in Sicilia, nella sua terra, nella nostra terra, e quindi è amato per quello lì. Ed se è arrivato a questo punto è proprio per la sua serietà, perché anche quando io mi ci sono scontrato tante volte, Salvatore, se è ancora in linea, te lo può confermare. Io una volta lo mandai a casa in Sicilia con un biglietto di sola andata senza bicicletta. Gli ho detto vattene a casa, perché ci siamo scontrati proprio di brutto. Dopo una settimana è ritornato su e ha vinto dopo 10 giorni, perché era uno che anch'io magari ho fatto i miei errori, ho imparato a capirlo negli anni. Quando lui fa il corridore lo fa, quando poi saltava di testa poteva andare fortissimo, però lo dovevi far recuperare, gli dovevi dire guarda vattene a casa una settimana, stai tranquillo, non pensare alla bicicletta. Però quando fa il corridore lo fa mille per mille, lui sta lontano dalla famiglia un mese sul Teide a allenarsi per un obiettivo.
Quindi questi sono i risultati che lo ripaga. Forza Damiano, siamo tutti con lui. Un'ultima nota a margine, Giuseppe. Conosci bene anche Vincenzo Nibali, ovviamente tu lo conosci perché gli sei stato vicino nelle categorie giovanili. Noi lo conosciamo perché il palmarès che parla per Vincenzo, io dico sempre, l'ultimo extraterrestre del ciclismo italiano non sta attraversando un bel momento. Oggi se ne è parlato in Rai. Gli attacchi purtroppo dei leoni da tastiera e ci saranno sempre. A mio avviso, le polemiche sterili non dovevano essere approfondite da nessuno, però il Vincenzo Nibali, visto in questo Giro d'Italia, secondo te a cosa sta pensando? Tu che lo conosci un po' meglio di noi. Ma io dico che, sai, Vincenzo Nibali un po' lo sapevamo che veniva giù d'Italia non in una grande forma, ha subito un'operazione, un intervento. E io penso che fondamentalmente Vincenzo è tranquillo, perché se non era tranquillo si era già ritirato. Quello è il mio, cioè, secondo me è quello lì. Hai detto bene te, purtroppo ci sono gente che sono facile a fare commenti da tastiero o da bar, però lasciano il tempo che trova perché gli addetti ai lavori, realmente chi si intende ciclismo lo sa che Vincenzo Nibali sarà l'uomo di punta della nazionale a Tokyo, sta preparando un obiettivo, questo Giro d'Italia lì. Io penso che lo porterà fino al fondo proprio per preparare le Olimpiadi. È un programmatore nato, ormai conosce tutto del suo fisico. Quindi, se Vincenzo Nibali non era tranquillo, oggi non partiva, dopo tutto quello che gli hanno detto. È ovvio che deve, ovviamente, uno quando è sulla cresta dell'onda sa benissimo che ci sono chi lo adora e chi lo critica. Io ho fatto un commento su Facebook 3 giorni fa che ho fatto i complimenti a Damiano e c'è stato uno, non lo voglio neanche giudicare, non voglio dargli neanche un aggettivo perché non merita neanche la mia considerazione, che ha cominciato a sparare a zero su Damiano. Però cosa gli devo rispondere? Non merita neanche una risposta. Chi realmente sa di ciclismo sa che è la verità. Il mondo è bello perché ha variato, caro Giuseppe, Bravo, e il mondo è dei vero. social è variato veramente tantissimo. A mio avviso, Vincenzo Nibali, ancora una volta, con la grande classe che lo contraddistingue, zittirà i tantissimi detrattori. Sicuramente sì. Concludo ringraziandoti, concludo evidenziando il titolo che oggi assieme a te e alla redazione ho voluto dare. E intanto, Caruso, zitto, zitto. Ci resta l'ultima settimana tutta da vivere di questo Giro d'Italia. Ti ringrazio Giuseppe, appuntamento con altre occasioni per parlare di ciclismo e parlare di Giro d'Italia, per parlare di Damiano Caruso. Grazie Giuseppe. Grazie, forza Damiano, sosteniamolo tutto che ha bisogno anche di noi. Un abbraccio. Concludo gli ultimi 5 secondi di trasmissione con una foto che tu mi hai mandato e doveva restare segreta, ma io l'ho resa pubblica per farti un dispetto. Ciao Giuseppe! Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.